cordiale saluto da Carmela Creziato e bentrovate all'ascolto di Radio Speranza Sport, rubrica sportiva. Iniziamo subito dalla Serie B. Al terzo tentativo, l'Empoli si prende la vetta. Giro palla fluido, verticalizzazioni improvvise e intesa tra Tavano e Maccarone da capogiro. Il risultato? Una clamorosa imbarcata dell'ex capolista lanciano e un Empoli primo a braccetto con Palermo e Avellino. Cesena Cittadella, pirotecnico 2-2 nella sfida più emozionante del pomeriggio della 14ª giornata. Tra 4 gol, grandi prodezze dei portieri e qualche colpo proibito di troppo. Apre le marcature il Cittadella con il senegalese Coli su invito tagliato di Di Roberto. La remontata del Cavalluccio porta le firme di Volta e Camporese. Il gol del definitivo 2-2 lo sigla in mischia il subentrato Leonardo Perez, italo-argentino classe 89, ex Pisa. Latina Bari 1-0. Ormai non è più una sorpresa. Il Latina di Mister Breda. Da quando è in sella la panchina pontina, il tecnico ha collezionato 11 risultati utili consecutivi, ma le due vittorie nelle ultime tre gare regalano ai leoni nero-blu l'accesso in zona playoff. Stavolta l'eroe di giornata non è Jonatas, ma il sultano Ghezzal, autore di una semi-rovesciata mozzafiato su cross dell'ottimo Crimi. Pescara Ternana 2-1 e continua la scalata vertiginosa del Pescara di Pasquale Marino. Il tecnico sembra davvero aver trovato la quadratura del cerchio, perché il Pescara trova il suo 10° punto negli ultimi 4 impegni. Questa è stata la vittoria dei grandi ex della gara, il solito Ragusa ma anche Riccardo Maniero, match winner all'ultimo respiro dell'Adriatico e di nuovo prima pagina dopo un periodo di appannamento. Tra le due firme d'autore, il primo gol italiano di Felipe Avenatti, stella dell'Under 20 uruguayana nel Mondiale estivo 2013. Siena Spezia 2-0. Nicola Giannetti della contrada di Valmontone è lui a dare il successo alla Robur in un match chiave in ottica playoff, quello con l'ambizioso Spezia di Stroppa. Lo stacco di testa imperioso del senese Doc sblocca il risultato. Il colpo di testa di Alessandro Rosina invece chiude la pratica. Trapani-Novara 2-1. L'83esimo gol di Raffaele Rubino in maglia azzurra non basta al Novara per strappare punti dalla trasferta siciliana, perché il Trapani ritrova una vittoria che mancava dallo scorso 14 settembre. Varese-Crotone 2-0. Il Varese ritrova la vittoria dopo 6 turni di astinenza in cui aveva racimolato il misero bottino di 3 punti. Il ritorno di Pavoletti dopo il turno di squalifica coincide con il successo scacciacrisi dei biancorossi e con la doppietta personale per l'attaccante, capocannoniere del campionato cadetto insieme a Babacar. Il Crotone recrimina per una rete annullata a Lorenzo Del Prete per dubbio di offside. Invece sono stati gli anticipi di venerdì. Partita scialba quella che si è svolta allo stadio Ganeo tra Padova e Brescia. Poche le azioni pericolose da entrambe le parti in una gara che sfiora noia per quasi tutto il tempo. Finale di gara senza colpi di scena, quindi Padova-Brescia termina 0-0. E allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria il Palermo compie il miracolo. Dopo 47 anni vince. I rosanero cominciano il match subito in attacco e Lafferty si fa respingere da Benassi, ma Barreto ribatte in rete all'8° minuto. Regina 0, Palermo 1. Al 33esimo del secondo tempo fallo di mano su Andelkovic in area, ma l'arbitro non lo vede. Proteste di Foglio, ammonito e Castori espulso. E dopo 3 minuti Maicon tira al lato di fronte a Ucani, che ha sostituito l'infortunato Sorrentino. Troianello sbaglia di poco e all'89esimo arriva il raddoppio. Punizione di Barreto, errore di Benassi e tiro di testa in rete di Milanovic. Regina 0, Palermo 2.
Questo invece è il posticipo di domenica sera, dove l'Avellino, dopo 23 anni, torna in vetta alla Serie B italiana. Gli uomini di Massimo Rastelli sconfiggono 2-1 la Juve Stabia e agganciano Palermo ed Empoli a quota 27 punti in cima alla classifica. Decidono le reti di Schiavon al sesto e Castaldo al 44esimo. Le Vespe giocano un buon primo tempo, ma riaprono la gara troppo tardi con il serulo di Succi all'80esimo. Espulsi il tecnico Braglia e Baraie, la Juve Stabia resta ultima a 7 punti. Due pareggi ed una vittoria invece per gli abruzzesi della Lega Pro. In prima divisione l'Aquila, seppur in doppio vantaggio dopo solo 5 minuti, si fa raggiungere dal Benevento. In seconda divisione invece il Teramo vince 3-1 con l'Aprilia e balza in testa alla classifica, mentre il Chieti fa un ottimo 0-0 contro il Cosenza. E passiamo ora alla nazionale italiana, seconda amichevole in pochi giorni per l'Italia di Cesare Prandelli, che dopo l'1-1 di venerdì contro la Germania ha proseguito con un altro pari il proprio cammino di avvicinamento ai mondiali in Brasile. Al Craven Cottage di Londra contro la Nigeria, ieri sera fresca di qualificazione alla prossima manifestazione iridata, è finita 2-2 al termine di una bellissima partita ricca di emozioni. I gol sono stati di Rossi, Dike, Ameobi e Giaccherini. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, un cordiale saluto da Carmela Creziato.